riposo all'ombra del silenzio che ora sento, riposo all'ombra del cemento, riposo all'ombra del potere più assoluto, quello che ho sempre combattuto. Potremmo dire che Bakunin è evidente come rappresenti lo spirito del secolo. E lo spirito del secolo nel senso che se l'Ottocento è l'epoca delle rivoluzioni, Bakunin è il più grande rivoluzionario di quell'epoca. Rivoluzionari famosi come lui forse ce n'erano un paio, potremmo dire Mazzini sul piano teorico e Garibaldi, ma sono due rivoluzionari in cui le contraddizioni diventano persino più grandi della loro storia. Potremmo dire rivoluzionari che si sono sputtanati. Bakunin cazzate ne ha fatte tante, ma tutte queste cazzate completano il lato umano, non intaccano il suo rigore di rivoluzionario. Ci sono due o tre nodi nella storia di Bakunin. Questi due o tre nodi sono il grande momento rivoluzionario del 1848, quando lui prende delle rivoluzioni sociali, ma ancora tutte legate all'idea nazionalista, e lui stesso ha un'idea che possiamo definire panslavista, se non proprio nazionalista, e la trasforma in qualcos'altro, in un'idea che oltrepassa le nazioni, che oltrepassa i confini. Un altro nodo fondamentale è il contrasto con Marx, e quindi lo sfascio della Prima Internazionale, uno sfascio che secondo me paghiamo ancora ora. Il terzo nodo, apparentemente un po' più intimo, è il rapporto fra Bakunin e Nechayev. Che opprime un popolo che tace solo per la libertà, in tutto il mondo sempre corso e senza l'ombra di un rimorso, solo per la libertà ho rifiutato casa ed oro, ed il potere del lavoro, solo per la libertà di un mondo che non la voleva, ma poi in catene la piangeva, solo per la... Ho interrogato le fonti che parlano di Bakunin come se fossero dei testimoni viventi non sono più. Herzen è morto nel 1870, se non vado errato, Dostoevsky non ne parliamo, Riccardo Bacchelli, che ha scritto un romanzo contro Bakunin, ma in cui Bakunin è il protagonista, che si chiama Il diavolo al Ponte Lungo, anche egli è scomparso ormai da decenni. Testimoni diretti non ce ne sono più, però nelle fonti, anche letterarie, anche romanzesche, il personaggio di Bakunin prende sempre la mano a chi lo vuole descrivere. Bacchelli è un esempio chiaro, lui vuole ridicolizzare Bakunin e Bakunin ne esce comunque vincente, come personaggio. Cioè, la grandezza di Bakunin dialoga a tu per tu con chi lo descrive. Bakunin, la storia di Bakunin è una storia collettiva, ma è una storia collettiva d'amore. Riesce veramente ad attrarci, insegna veramente che la rivoluzione non si fa per rancore, ma si fa per amore. Forse il grande inedito, la grande curiosità, che è una curiosità quasi da gossip, che c'è in questo libro, è che per la prima volta, a che mi consti, viene tradotta integralmente e pubblicata, in Italia intendo, una lettera che fa luce sui rapporti fra Bakunin e sua moglie Antonia, dove Bakunin, parlando col suo amico Ogariov, un grande poeta a sua volta amico di Herzen, dichiara definitivamente, una volta per tutte, in maniera esplicita, di chi è la vera paternità dei figli che portavano il nome di Bakunin, quali erano i suoi rapporti con Antonia. Una lunga lettera che però è straordinaria, perché pur essendo una lettera del tutto personale, allarga a un'idea del rapporto fra uomo e donna, di un'umanità, di una capacità di comprensione delle relazioni uomo-donna, pur essendo un uomo del suo tempo che sfonda ogni
ti fa innamorare per come ne parla veramente. Spesso ci si schernisce nel dire, no, che le grandi figure di rivoluzionari sono solo grandi compagni, soprattutto anarchici, no? Non bisogna trattarli come idoli. Un personaggio come Bakunin non può essere un idolo, è un uomo di enorme simpatia che suscita grandissimo amore, dopodiché è anche un grandissimo cazzone, cioè fa errori umani e politici che non farebbe un ragazzino che entra per la prima volta in un collettivo al liceo. E però c'è una grandiosità, c'è una capacità di muovere l'aria intorno a sé, ma soprattutto di suscitare amore, di essere credibile in tutto quel che dice, di crederci davvero, di stare davvero dentro la sua storia, che ne fa un personaggio straordinario da raccontare. In questo straordinario c'è tutto, c'è il negativo e il positivo. Non c'è dubbio. Riposo all'ombra, all'ombra cupa e scura. Riposo all'ombra e alla paura. Riposo all'ombra che si fa sempre più nera, inverno senza primavera. Eppure c'è chi ancora lotta in questa stanza, e c'è chi chiede, e c'è chi vuole. E allora un raggio luminoso di speranza far riposare al sole. Mi fa riposare al sole.